Bene, bentornati, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo un altro pezzone, visto che vi era piaciuta la lezione sulla Grange qualche mese fa. Torniamo sugli ZZ Top, oggi vediamo Sharp Dressed Man. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo l'iscrizione al canale, la campanellina, le solite menate. Allora, vediamo il brano un attimo così, un po' di storia, un po' di nozioni, come tanto vi piacciono. Questo brano famoso degli ZZ Top arriva dal disco Eliminator, che è un disco dell'83, se non erro, in cui ci sono altri successi, quindi Gimme of Your Lovin', Legs, ci sono dei brani interessanti al suo interno, ma vede un po' l'abbandono, o meglio, la commistione dei nuovi ritmi anni 80, drum machine, synth, queste cose qui, con lo stile classico blues rock degli amati Dusty Hill, Frank Bird e Billy Gibbons. Il brano ha avuto un nuovo, diciamo, successo qualche anno fa, quando era il brano che veniva suonato nel video di quel batterista, se non erro Steve Moore si chiama, il batterista pazzo che fa tutte le mosse con le bacchette mentre suona, bravissimo, anche perché ci va, vamo a dire, a perderci un po' di tempo per imparare a fare quelle robe, fare una stupidaggine da circo mentre si suona e si sta andando a tempo, bisogna essere comunque bravi. Video divertentissimo, mentre suonano un matrimonio, sono tutti impettiti gli altri, lui fa tutte le faccine, veramente una roba da sganasciarsi dalle risate, e suonano proprio Sharp Dressed Man. Brano che vi porto perché intanto è uno dei più significativi della carriera degli ZZ Top, ma perché è una di quelle robe un po' come Sweet Home Alabama che si rischia sempre di suonare, parlo della parte ritmica ovviamente, sapete che i soli mi piacciono un po' improvvisati, ma della parte ritmica, si rischia sempre di suonare in maniera un pochino approssimativa. Io stesso volevo portarlo sul canale, me lo sono dovuto riascoltare un po' di volte, vari live, la versione in studio, versione live, per fare un po' una quadra e togliere quell'aria un po' di dozzinalità che hanno alcune canzoni rock, che sono talmente tanto dentro di noi che pensiamo di possederle, di avere, come dire, le skill, le capacità di suonarle così al volo, tanto quel pezzo lo so. Poi in realtà, se si va ad ascoltare bene, ci sono un po' di sfumature che lo rendono quello che è, togliere un po' di questa dozzinalità che a volte da chitarristi abbiamo. Prima di addentrarci nel profondo del brano, un attimo la strumentazione, ovviamente la Les Paul, così, giusto in onore del nostro amico Billy Gibbons. Lui dal vivo lo suona con tante chitarre diverse, l'ho visto utilizzare una delle sue Gresh, ma anche una SG, una Telecaster, non gli importa molto, tanto il suo suono è quello, grosso modo, è più un oggetto di scena la chitarra, mettiamola così. Il Surriot, per quello che riguarda la distorsione, è un pelino di riverbero, non c'è bisogno di granché d'altro. Il brano è un brano in do blues, per capirci, un do misto blues misolidio, non è il do di Let It Be dei Beatles, per capirci, è il do del mio canale, il do blues, chiamiamolo così, facciamo l'hashtag do blues con 4b. Ora, il brano è caratterizzato da un riff molto potente, che è questo. Finito. Siamo sulla pentatonica di do e suoniamo dei bicordi, fondamentalmente. E cosa succede? Succede che questo riff è suonato
ricordo di fa, do fa al decimo, si bemolle, mi bemolle all'ottavo, andiamo su sulla quinta e sulla quarta corda, do sol, e di base questo è l'80% di quello che dovete fare. Qual è il problema? E dove tanti, me compreso, prima di approfondirlo, lo sbagliavano, è fare questo. Funziona? Funziona, ma non è corretto, perché se andate ad ascoltare, guardarvi un po' di live di Billy Gibbons, ZZ Top, per capirci, non lo fa così, lui fa questa roba. Cioè, quella frase di chiusura finale, e qui ritorniamo al punto di prima, del non essere dozzinali, non è così scontata, nel senso che si sposta completamente e va a prendere il grosso, la ciccia delle note più gravi che abbiamo, perché poi qua c'è la paletta, poi finiscono, più grosse di queste non ce n'è. E facciamo sol, si bemolle, do, sulla sesta e sulla quinta corda. Quindi questo è il punto, diciamo, nevralgico del pezzo, secondo me. Togliere quell'aura un po' puzzosa, un po' fumosa di un riff suonato all'80%, ma farlo, facciamolo bene, perché no? Poi possiamo anche farlo lì, se ci piace, che ci scappa, non importa, non muore nessuno, però impariamo le cose come sono. Non solo, non contento, tutta la parte ritmica, se guardate i live, è suonata proprio col do da barbiere, do da oratorio. E riprende sempre questa frase. Strofa. Per andare sul si bemolle. A volte lo fa col power. Quando andiamo sul si bemolle, ripete questa frase per inserire l'accordo. Fa e ritorniamo. Sol, si bemolle, do. Quindi è meno banale di quello che sembra questo pezzo. Ritornello, perché poi è una specie di rock blues più o meno ciclico, almeno per quello che riguarda la parte cantata. Sol. Questa roba qua. Atterriamo sul sol e poi un bel do in battere, dove c'è il fill di batteria, per capirci. Quindi, ricapitolando dall'inizio, riff, questa cosa qua, strofa, do. Magari non mettete proprio la terza maggiore qui, lasciatelo un po' più ambiguo, come se fosse un power chord. Suonate solo la nota con i due do, l'indice e l'anulare, e il sol a vuoto. Roba che vi torna utile anche in tante altre situazioni. Come sapete, mi piace riciclare le idee di un pezzo su un altro per aggiungere qualcosa interessante. E quindi occhio a questa frasettina. Perché arriva proprio a tradimento. Poi calcolate che lui canta. Quindi se voi siete chitarrista, solista, ritmico, c'è un cantante, sono problemi suoi. Ma lì è un power trio e lui canta mentre fa questo. Quindi non è così scontato come può apparire. La parte del solo, cosa possiamo dire della parte del solo? Strana. Strana perché diciamo blues, ma in realtà ci sono, se non le ho contate male, sono 20 misure di do. È un do fermo che sta lì. E questa cosa può mettervi un po' in crisi, perché se non siete avvezzi ad avere un fraseggio con, dire, molto vario, forbito, il rischio di iniziare a ripetere sempre gli stessi cliché, le stesse frasettine, le stesse robe, dopo 20 misure, sempre sullo stesso accordo, è molto alto. Il primo fa arriva veramente dopo tanto. Do, fa, poi diventa un pochino più agevole, come dire, la struttura per il fraseggio. Ma le prime misure, tutto do, sono veramente lunghe da far passare. Oltretutto, neanche prendere un attimo, come dire, col metro, sapere cosa fare e gestirsi il solo, perché se vi giocate, come dire, iniziate a fare tutte le robe shred,
ammesso che siate capaci, che vogliate farle soprattutto in un brano così. All'inizio, dopo quattro misure, cosa fate? Cosa vi fate le capriole sul palco? Perché veramente c'è tanto spazio da riempire. Tant'è che se andate a vedere la versione di Billy Gibbons con Orianti e un'altra cantante che non so chi sia su YouTube, dove c'è il solo, non fanno questa cosa, perché Billy Gibbons non è un fesso. Adottano una classica struttura di 12 misure di blues in do, in modo che il fraseggio sia più vario già alla radice, proprio armonicamente. Quindi, come vedete, anche questo brano di ZZ Top, tutti lo sanno, ma poi magari, me compreso, ma poi escono fuori delle piccole cose che ci permettono di essere un pochino più fedeli e di renderlo al meglio. Che dire degli ZZ Top? C'è sempre un aspetto di ZZ Top da tenere in conto quando si suonano i loro brani, e questa attitudine pigra alla musica. C'è questa laziness, che sarebbe pigrizia, ma non è pigrizia inteso come la intendiamo in italiano, è proprio questo andamento un po' ciondolante da texano che sta sempre sotto il sole, tutto molto lento, un po' slow, che si riversa nel loro modo di suonare, sia del batterista, ma anche e soprattutto di Billy Gibbons. C'è sempre questo, è come se fossero sempre perennemente un po' scazzati, no? Come se fossero lì per sbaglio a suonare. Ed è proprio una loro caratteristica fondamentale, anche i Rolling Stones ce l'hanno. Ed è questo che rende difficili i loro pezzi, perché c'è un aspetto caratteriale negli ZZ Top di carisma dei musicisti che va oltre quello che è il concetto musicale, perché i brani degli ZZ Top, parliamoci chiaro, non sono i pezzi dei Dream Theater o dei Toto, è tutto molto più semplice, molto più alla portata. Nonostante questo, farli rendere bene con la stessa attitudine che hanno loro, questi balletti un po' così che molleggiano sul palco, un po' alla Celentano, è molto complesso. La difficoltà dei loro pezzi è quella, non gli accordi, il riffettino. Non stiamo parlando di virtuosismi in senso stretto. Ma come i Rolling Stones, se li suonate con la precisione meccanica del tempo, la griglia, il metronomo, non vengono altrettanto con lo stesso groove e con lo stesso tiro. È un po' la caratteristica di questi due gruppi, secondo me. Però, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. ZZ Top, vedo che vanno, comunque piacciono. Imparate il brano, imparate un po' di fraseggio blues modale su quelle 20 misure. Attenzione. Ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio a tutti. Ciao.